La lettura è un'attività fondamentale per lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei giovani. È possibile stimolare nei ragazzi l'amore per la lettura, aprendo le loro porte a un mondo di conoscenza e immaginazione senza confini. Incentivare la lettura tra i giovani è quindi una sfida cruciale che genitori, insegnanti e istituzioni devono affrontare con creatività e determinazione. Un progetto che parte dall'analisi di un contesto evidenziando la sensibile diminuzione della percentuale di bambini e ragazzi appassionati alla lettura, soprattutto perché i giovani preferiscono la passività del digitale da cui sono fortemente dipendenti, alla lettura che implica invece un ruolo attivo. La maggior parte dei ragazzi si ferma alle fantasie prefabbricate dai vari social o alle sfide proposte dai videogiochi, non arricchisce il proprio vocabolario, attinge da un serbatoio ristretto che non riesce a espandersi proprio perché manca l'esperienza di parole nuove. Occorre pertanto immaginare modi e metodi accattivanti per incoraggiare e interessare i ragazzi alla lettura senza demonizzare social network e rete, anzi indicandoli come una possibile palestra per avvicinarsi ai libri, uno spazio dove si sono imposti nuovi stili per raccontare e istruire, trasmettendo le ispirazioni che hanno dato vita a un testo. Attraverso questa iniziativa si intende conseguire, e in maniera semplice, quello di coinvolgere i bambini, ragazzi e le loro famiglie. La famiglia svolge un ruolo determinante nell'educazione alla lettura, un esempio importante per mostrare che essa deve essere un piacere, non un ruolo morale e come tale un piacere da condividere, di cui parlare insieme, inducendoli prima dell'evento alla curiosità durante l'evento, a una partecipazione attiva e attrattiva, e dopo l'evento a sollecitare il desiderio di leggere un libro o almeno di considerare che tra tante attività scolastiche, ludiche o di svago in genere, quella della lettura può bene inserirsi in ciascuna di esse. Si parte il 20 luglio dall'Arena Glauco di Santo Stefano di Camastra alle ore 19:30 con il primo appuntamento, dove sarà presente la giornalista Rai Adriana Pannitteri, che parlerà del suo libro La ragazza perfetta, dedicato ad una grande artista come Raffaella Carrà.